Attiva sin dal 1981, Emiflex opera nello stabilimento situato a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, a pochi passi dalla famosa Villa Reale, un grande palazzo in stile neoclassico che fu realizzato e usato come residenza privata dai reali austriaci. Successivamente è diventato Palazzo Reale con il Regno d'Italia napoleonico e mantenuto in tale funzione, seppur via via diminuendo, dalla monarchia italiana dei Savoia, ultimi reali ad utilizzarlo. Sempre a pochi passi dalla sede di Emiflex sorge Palazzo Arese Borromeo, in stile tardo barocco lombardo e impreziosito dalla loggia alla genovese, con il suo particolare giardino delle ninfee che collega il parco del palazzo. Da sempre attenta al rispetto dell'ambiente e grande sostenitrice del valore artistico e culturale del proprio territorio, l'azienda opera nei pressi di Villa Bagatti Valsecchi, che grazie al padiglione Expo Arte Italiana ha messo Varedo, la Brianza e le sue ville al centro dell'attenzione dei visitatori di Expo. In una struttura che copre oltre 30.000 metri quadrati si sviluppano le aree di progettazione, produzione e commercializzazione di tubi metallici flessibili, compensatori di dilatazione, giunti in gomma, supporti per tubazioni e canne fumate. Emiflex opera sia nel settore civile che in quello industriale, in quanto i suoi prodotti trovano le più svariate applicazioni nel campo del riscaldamento, condizionamento, distribuzione acqua ed energia. Ciò che più contraddistingue l'attività di Emiflex è la sua competenza nel progettare e realizzare i macchinari necessari per la produzione della propria gamma e la sua determinazione nel perseguire il miglioramento costante dei propri prodotti. Emiflex è in grado di soddisfare le esigenze della propria clientela, realizzando una vasta gamma di prodotti ad hoc, costruiti sulla base di specifiche richieste dei clienti in termini di dimensioni, prestazioni, materiali. La gamma di produzione Emiflex è certificata 100% Made in Italy. La realizzazione di ogni singolo componente viene effettuata interamente, grazie alla propria struttura operativa dotata di macchinari e tecnologie costruttive all'avanguardia. Tra i prodotti di punta della gamma Emiflex troviamo i tubi metallici flessibili e i compensatori di dilatazione. I compensatori di dilatazione vengono utilizzati nelle tubazioni, negli impianti e in tutti quei casi dove occorre assorbire movimenti dovuti ad esempio a variazioni di temperatura del fluido convogliato o dell'ambiente circostante e vibrazioni indotte da dispositivi collegati alle tubazioni. I campi di utilizzo quindi sono molteplici, tra i quali citiamo reti di distribuzione metano, impianti di riscaldamento, acquedotti, industria chimica, petrolchimica, siderurgica, tessile, farmaceutica ed alimentare, cantieristica navale, centrali elettriche e il settore ferroviario. Per la realizzazione dei compensatori metallici vengono utilizzati nastri di acciaio inox accuratamente stivati ed etichettati per garantire un'ottima tracciabilità del materiale. La scelta del materiale è da sempre per Emiflex un fattore di primaria importanza. Per questo motivo l'azienda utilizza solo acciai certificati e selezionati tra i migliori produttori europei. In genere, per la costruzione del soffietto si utilizza l'acciaio inox ASTM 240 TP 321. È possibile inoltre costruire i soffietti con altri tipi di acciaio austenitici, AISI 316L, AISI 316 Titanio, AISI 310S, oppure in altre leghe di nickel e nickel rame. Una volta prelevata, la lamiera in acciaio inox viene tagliata secondo le dimensioni richieste e calandrata. In questo modo si ottengono profilati metallici di forma cilindrica, che vengono poi saldati longitudinalmente mediante saldatura TIG, con o senza apporto di materiale in funzione dello spessore.
il gas di protezione viene immesso su entrambe le facce, in modo da garantire un'efficace protezione dell'ossidazione anche sul lato opposto. Dopo essere stati accuratamente saldati, i cilindri vengono inseriti uno all'interno dell'altro e successivamente calibrati. I cilindri sono quindi pronti per essere sottoposti al processo di formatura. Per questo processo Hemiflex utilizza due tecnologie, la formatura idraulica e la formatura meccanica punching. Durante le diverse fasi del processo di produzione, gli operatori monitorano costantemente che le dimensioni del manufatto siano corrette. Nel reparto assemblaggio, il soffietto viene saldato al tipo di connessione prevista, flangia o manicotto. Hemiflex cura particolarmente la formazione dei propri saldatori, effettuando periodicamente corsi di aggiornamento e implementando in questo modo i propri procedimenti di saldatura qualificati. La gamma compensatori di dilatazione Hemiflex si articola nelle seguenti tipologie standard: assiale, angolare a snodo semplice, angolare cardanico, laterale, laterale sferico, universale, a spinta eliminata, giunto di smontaggio. I compensatori metallici Hemiflex sono disponibili sia con terminali a flange sia a saldare, nei diametri dal DN25 al DN3600 e con pressioni nominali dal PN25 a PN64. L'azienda è in grado di realizzare compensatori speciali aventi diametri e pressioni superiori a quelle indicate a catalogo. A completamento del ciclo produttivo, Hemiflex dispone inoltre di macchinari per la sabbiatura e postazioni per la verniciatura dei propri compensatori. L'ufficio tecnico di Hemiflex si avvale di un team qualificato che, supportato da strumenti all'avanguardia, studia e progetta sia modelli standard sia compensatori speciali che devono operare in condizioni particolari e quindi garantire determinate prestazioni. Cuore dell'ufficio progettazione è Hemiflex Lab, il centro di eccellenza dell'azienda che si dedica alla ricerca e allo sviluppo dei nuovi prodotti per soddisfare le esigenze del mercato. Tutti i prodotti della gamma Hemiflex vengono sottoposti a numerosi test di controllo presso i propri laboratori, come le prove idrostatiche e le prove a fatica. Nella logica della qualità dei prodotti, servizio al cliente e sensibilità ambientale, Hemiflex ha ottenuto i certificati ISO 9001-2008 e ISO 14001-2004. Tutti gli strumenti di misura utilizzati in officina sono periodicamente verificati, collaudati e tarati da personale qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa ISO 9001-2008. Ricerca, tecnologia, innovazione, Made in Italy. Questo è il nostro DNA. Questa è Hemiflex. La gamma standard dei tubi ondulati Combiflex è realizzata con diametri nominali che vanno dai 6 ai 300 mm. Grazie alle caratteristiche costruttive, i tubi metallici flessibili di Hemiflex garantiscono ottime performance in termini di resistenza alla trazione, allo strappo, alla corrosione e alla pressione, anche in condizioni particolarmente gravose. Per incrementare la resistenza alla pressione, la gamma Combiflex può essere dotata di due trecce.
Hemiflex offre inoltre la possibilità di selezionare diversi materiali in base alle diverse esigenze di applicazione. Il materiale standard per la realizzazione del tubo è l'acciaio inossidabile ASTM A240TP321. A richiesta è disponibile anche l'acciaio inossidabile ASTM A240TP316L. La treccia invece è realizzata in acciaio inossidabile ASTM A240TP304. La gamma CombiFlex può essere fornita con raccordi in rame per impianti criogenici. La gamma Hemiflex prevede tubazioni flessibili per scarico fumi e impianti di aspirazione, accuratamente progettate per soddisfare le più svariate esigenze del mercato. Per garantire l'elevata qualità del prodotto, l'azienda ha sviluppato e migliorato i macchinari e le attrezzature per la costruzione dei tubi, portandole a un livello tecnico-costruttivo di assoluto rilievo. Le tubazioni Flexform possono essere realizzate in alluminio o in acciaio inox, a seconda delle diverse applicazioni. I tubi estensibili in alluminio possono essere utilizzati negli impianti di ventilazione industriale e domestica, come le cappe da cucina, e negli impianti di condizionamento. La gamma Flexform è realizzata secondo un elevato standard qualitativo che conferisce al prodotto le seguenti caratteristiche: una struttura interamente metallica, elevata flessibilità, una buona resistenza meccanica, ottima tenuta, minime perdite di carico, praticità e velocità di montaggio e nessuna manutenzione.